Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Adria, benvenuti sul mio canale. Oggi è l'episodio numero 11 della carriera allenatore dell'Udinese e è l'ultima del campionato e andremo a giocare contro Fiorentina e Calpe, simuleremo contro Torino e Atalanta. Vi dico già che l'episodio 12 avrà una veramente, sarà epico. Avremo la finale contro Juventus, poi si andrà all'Europeo, giocheremo contro Russia e Italia. Quindi ragazzi, cioè, datevi impegnati, ecco. Dato andiamo subito a simulare contro il Torino, perché insomma voglio fare due partite, voglio fare un episodio più corto questa volta. Di solito 1-1. Vediamo almeno di agguantare l'Europa League. Siamo quarti, e ormai sì, l'Europa League ormai è la nostra portata. Ad avere anche un po' più di soldi da spendere. Sono rimasta una mail, ok. Andiamo a simulare anche contro Atalanta. Ok. Oh, perfetto. Si è vinto. Gidman è espulso. Ok, allora, adesso in squadra. E qua andrà. Ragazzi, c'è un problema, non abbiamo più giocatori. Quindi, se non abbiamo più giocatori, dovrei chiamare dal prestito qualcuno, ragazzi. Perché se no ci fanno perdere la partita 3-0 al tavolino. Quindi richiamiamo Fofana dal prestito. Per forza, non abbiamo scelta e lo mandiamo in panchina lui, se no è un problema grosso. Ok, andiamo a giocarcela contro la Fiorentina, leggermente da Italia. Ok, vi ricordate l'episodio, qual era, il 6 mi sembra, non mi ricordo tutta memoria, in cui si è vinto proprio 2-1 rimonta. Allora io farei giocare la Fiorentina con la divisa classica e noi con la divisa blu. Abbiamo un giovane promettente in panchina, che è appunto Martella, quello che abbiamo mosso la primavera, e io direi di provare anche a farlo entrare nel secondo tempo. Vediamo un po' come si mette la partita, perché insomma la Fiorentina è sempre un avversario che non ti fa passare facilmente, ecco. Ed eccoci qua, Udinese Fiorentina. Pierluigi Pardo e Stefano Nava sono pronti, siamo pronti per raccontarvi la sfida che sta per cominciare. Speriamo siano 90 minuti divertenti. Davvero, Pier? Ma è scaricato un disgusto di diverso. Discende l'allenatore della Fiorentina. Hanno scelto di usare un 3-4-3 di stampo offensivo. Attenzione subito. Grande intervento del portiere. Scuffetta, Adran. Ottimo. Adnan! E non va, ragazzi, non va, non entra, non vuole entrare. Non vuole entrare. Badu. Di forza, Badu! Questo è un gol di forza, ragazzi. Di possesso di questo giocatore, che non è un granché, però quando ha calcolato tempo si tratta di fare a spallate e sportellate, ragazzi, guardate qua, non lo tiene più nessuno, è andato deciso e non c'è stato nulla da fare. Si riparte 1-0 per noi, mai grande conclusione di rara difficoltà. Ci saranno due minuti di recupero, io credo che la palla dentro Bernardeschi, liscio, esci. Palla fuori e sarà calcio d'angolo perché? Per la Fiorentina. Perché? Calcio d'angolo per la Fiorentina. L'uscita del portiere di pugno. Perché non l'ha presa? Cross, pericolo. Va dentro. E la continua a prendere di pugno, è incredibile. Si chiudono così i primi 45 minuti. Finisce il primo tempo. Risultato.
Padu ci tiene su. Milan 2-0 col Carpi. Tutta notizia. Allora, mettiamo dentro un Bakobu. Spostiamo De Paul a destra, che sono un po' reato. E Letizia Martella. Mi sono sbagliato prima. Proverà. L'allenatore è costretto al cambio per sostituire il giocatore infortunato. Gennaro Letizia. Si ricomincia con l'Udinese che è avanti dopo la prima frazione. Tutti uguali praticamente. Eccolo subito con il suo numero 13. Gennaro Letizia, eccolo. Devo dire che la corsa non è in mezzo, può cercare il cross. Letizia! Non ci credo, ragazzi! Non ci credo! Segna all'esordio! Segna all'esordio Gennaro Letizia, ragazzi! Promosso dalla primavera! Tenuto due mesi in tribuna! L'intuizione dell'allenatore, cambio veramente azzeccato! Questo è un fulmine, non è un tiro, ha trafitto il portiere infilando nell'angolino basso. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Di viola, anzi biancorossi. Dalla battuta. Senza problemi qui il portiere. E qua scuffetta, la falcia. Letizia. Squadra ospite che sembra pronta. Tensione, buco, Samir. Bernardeschi, gol. E il pallone finisce in gol. Gol bellissimo. Vedete di Bernardeschi. E ora qui. Tutti dietro. Ha saputo calcolare il tempo giusto. Attenzione, Ilicic. C'entra Versoni. Mati Fernandez. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Cuffè, ottimo. Vedo. Sfruttare i cross. Prevedo. Mati Fernandez. Mati Fernandez, buttala via, buttala via, buttala via. Kumis, ottimo. Via, via il contropiede. Dobbiamo staccare male a spina, Mati, ragazzi. Ma no, ci vai, Ilicic. Uomo sul palo, uomo sul palo. Anzi, ecco, punto Bernardeschi. Meno male ha sparato in tribuna, meno male ha sparato in tribuna, ragazzi, meno male. Tutti su, tutti su, tutti su. Tutti su, non voglio perdere questa partita qua. Segnala 2 minuti di recupero. C'è grande pressione su di lui. Bravissimo Fofana, di corpo, meno male l'ho richiamato da prestito. Letizia, 2 minuti di recupero, finisce qui. Finisce qui. Finisce qui. È una vittoria meno male, meno male, meno male. Hanno fatto più tiki-taka agli avversari. Eh sì, sono stati molto. L'abbiamo rischiato tantissimo. Meno male che c'è stato il gol del nuovo innesto. E andiamo avanti. Per 3 settimane, non ci credo. A questo punto si mette Bakobu fisso e Widmer rientra. Non abbiamo più giocatori, come detto appunto, andiamo a dare un'occhiata ai nostri giocatori infortunati. Sei settimane, molto di più, 3 settimane Terò e 5 settimane Terò. Ovviamente Terò recupererà per la finale di Coppa Italia, sicuramente. Gli altri non credo. Ok, mi metto pensieri nell'osservatore. Questo Raggi potrebbe andare. Ok. E eccoci qua, alla partita finale. L'ultima partita di questa stagione la giochiamo in casa col Carpi e andiamocela a giocare, ragazzi. Noi abbiamo vinto il campionato, va bene, abbiamo una squadra che non è da primo posto, però sono contento del lavoro dei ragazzi, comunque con una squadra veramente medio-bassa, perché medio-bassa siamo riusciti a
a macinare un gioco abbastanza buono, insomma, a battere 4-1 Napoli, a vincere tutte le partite con la Juventus, insomma, vedere la festa di una squadra così fa comunque piacere, ecco. Voglio vedere un attimo se fa vedere la classifica. Ecco, siamo terzi, ragazzi, siamo terzi. Sì, Juventus e Milan perdono, si riesce addirittura a vincere il campionato. Cosa che sicuramente non credo. Anche oggi per i tre punti. Però never say never. Il Milan gioca col c'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Non mi ricordo. Dimmi dentro per Fedele, attenzione a Fedele. Buco, traversa, non è finita. La delusione sul oddio, 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 ragazzi, prendiamo dal Carpi. Volte capita di sbagliare. Le prendiamo dal Carpi ora. Badu, Badu dentro per Bakogu. Bakogu devi segnare. Bakogu, Bakogu non va. Un vantaggio d'oro e il gol dell'ex. Holmes. Holmes. Ho tutto ok, Badu. Bakogu. Bakogu, ti conosco, non Bakogu. Bakogu, ragazzi. Attenzione! Gol! Sul corpo del portiere, finisce in rete. Erroraccio del portiere. E De Paul la mette dentro, ma non mi piace fare gol così, dai. Tutta la partita del tiro, ma fare gol così, dai, ragazzi, su. Questo è un regalo per gli avversari. Un momento di follia. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Ci sarà un minuto da recuperare, minuto da recuperare. Uomo. Possiamo andare nei spogliatoi tranquilli, diciamo. Ed eccoci qua, fine primo tempo. Il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi 1-0. Onesto, la mette dentro lui. De Paul. Adesso terrà Fofana per Lodi perché non ne può già più. E levo Zapata e metto Arbaugui perché Zapata l'ho visto, l'ho visto molto appannato. In campo due giocatori freschi, vedremo come cambierà la posizione del Carpi, perché se il Carpi sta veramente vacillando. Bakogu, Bakogu questa volta non la sbaglia. Jerry Bakogu 2-0. Piazzata con precisione assoluta. La palla può fare davvero. Il gol dell'ex esulta pure. Hanno raddoppiato adesso. Pasciuti dall'angolo. Palla Crimi. Dentro. In questo tiro c'è tutta la frustrazione del momento. Crimi la mette fuori, messa al fondo per me. Fofana. Fofana, 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 Fofana. Che gol! Secco! Fofana 3-0. Game set. Ha piazzato match. Benissimo il pallone. Davvero un gol di precisione formidabile, Pierluigi. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Continuano. Due gol identici, ormai ha preso via a fare gol, gol e non hanno intenzione di arrivato il momento giusto. C'è bisogno Pasciuti, di forza al cross. Lasagna. Troppo tardi, probabilmente. 3-1. Qui ci sono, non credo che adesso ci possa. È vero, il marcatore possa rimontare, ma non credo proprio. Ha potuto per il futuro, sei d'accordo? L'Udinese giocherà Widmer, la prossima partita. Widmer, Widmer con una mano. La parte dell'anno ha fatto sto qua. Widmer al cross, la palla dentro, tutta sul portiere. Prova ad andare. Kums. Mura per il primo tempo. La palla dentro, lunghissima, no. Sicuro il portiere, buona la sua uscita. Attenzione Arbaugui, non c'è nessuno in porta. Arbaugui, 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 Arbaugui. Ormai il portiere è rientrato. Arbaugui. Regala circolo al 90esimo. Arbaugui, 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 te lo meriti, Arbaugui. Il gol dell'Udinese. Vedi cosa succede a salire? Sei impreparato. Sei impreparato. E Arbaugui te la mette lì 4-1. Togliamo il poker. Un altro gol al campo. Celebrare una partita trionfale. Semplicemente fantastici oggi, surclassando gli avversari sotto ogni punto di vista. Ed ecco qua. E la partita si chiude così. Non abbiamo vinto il campionato, se no c'è la festa in campo. E con il fischio dell'arbitro. Dunque si chiude anche questa stagione, Stefano. E arrivederci a tutti. Al prossimo anno. La stagione è finita, ma no, in realtà no.
la stagione manca la ciliegina sulla torta, ovvero la Coppa Italia, che non voglio cuffare, ma abbiamo da giocarcela tutta contro la Juventus e io credo che ce la possiamo fare. Il Milan ha fatto 0-0 con la Roma, però la Juventus ha vinto 3-0 con la Sampdoria e di conseguenza ha vinto il campionato. Ed ecco qua la classifica completa, non è questa. Juventus prima, noi secondi a 77, ragazzi, giocheremo in Champions League il prossimo anno. Milan, Napoli, Roma, Inter fuori dall'Europa, ormai è il suo classico, Torino, Lazio, Sampdoria, retrocessi, Chievo, Frosinone e Crotone, mi dispiace per il Crotone. Chi è promosso? Però chi è promosso in Serie A? Andiamolo a scoprire. Vabbè. Promosso il Bari, il Pescara e l'Empoli sono tornati in Serie A. Allora, vediamo se abbiamo qualcuno da... Allora. Ok. Attenzione a questo De Sutter che potrà superare Origi. Ok, portiere, siamo a posto. Però i difensori, Denayer. E... Angels. Cavanda. Ok, ci siamo. Domanda ex Lazio, non so se ve lo ricordate. E andiamo a non ancora, aspettiamo di arrivare a giugno. Mari ci richiede il mandato per 18 milioni della Serie A, perfetto. Mari ci richiede, ecco, di mandare la formazione su, succede spessissimo. Abbiamo un ristabilito, quindi perfetto. Ragazzi, è arrivato il bruttissimo momento di dover rinnovare i contratti. Ok, abbiamo 400 milioni di budget per stipendi. Allora, partiamo da Terò. Terò va tenuto. Cioè, avete... è ancora determinante, quindi vado a 100.000 e il 10% perché però va tenuto. Gabriel Silva gli aumento a 50.000, se mi accetta bene, se non mi accetta va via. Romo è il secondo portiere, quindi metto 19.000 e rinnova. Arbaoui va tenuto. Noi provo, io provo a rinnovare tutti, poi se c'è qualcuno che partirà, pazienza. Lodi, per l'età che ha, perché il problema dei giocatori è trovare l'ingaggio, perché veramente quando rinnovano chiedono una cifra stratosferica. Siamo arrivati già primi rifiuti, vero? Rifiutato. Allora, nel club c'è, cioè, è inutile dire che sarà il giocatore chiave prima squadra, però 110. Gabriel Silva, anche lui vuole chiarezza sul ruolo. Ti tengo come sei, ti metto futuro componente perché sei giovane e quindi 50.000, come hai detto prima. Romo, tutti sul ruolo nel club, ok. Romo, giocatore sporadico. Arbaoui, hai fatto anche 2 gol quest'anno,
se era andato anche in panchina. Lodi, anche te va in panchina, quindi importante. Ma adesso c'è qualcuno che accetta o rifiuta? Ok. Gabriel. Ok, l'unico che rifiuta è Gabriel Silva. Perché? Che Gabriel Silva andrà via a parametro zero. Allora, andiamo a vedere un attimo prima di chiudere l'episodio qua. Allora, anche vediamo un po' le statistiche dei giocatori. 11 reti inviolate per Scuffet. Danilo che sta peggiorando purtroppo. Tamini invece sta migliorando in una maniera veramente enorme. Lidmer ottimo, 3 gol in stagione con 4 gol in stagione. Lord niente, Povino sta peggiorando. De Paul 8 gol in stagione, 7 in Serie A. 5 gol per Badu, 23 per Zapata, 11 per Bakovu. Un gol per Tizia, ragazzi, questo qua diventa forte. Fofana 3 presenze, un gol perfetto. 7 presenze, 2 gol per Albawi. Erto ha giocato tutte le partite praticamente. Però 16 gol, un po' più in handicap, 37 presenze e 6 gol per Montolivo, cioè ha giocato tantissimo. Io vi ringrazio, episodio lunghino perché siamo stati anche a vedere le altre cose. Il fatto del mese è... il guapiglio. Grazie a tutti, lasciate like, iscrivetevi, come scritto qua sotto, per me è molto importante. Ciao a tutti ragazzi, a stasera, ci vediamo alla prossima.